Sì, possiamo anche iniziare. Bene, quindi come stabilito sono le 14.02, siamo puntuali e riprendiamo. Nel pomeriggio, come previsto, altri due interventi. Il primo sarà svolto dal collega ingegner Pier Giacomo Cancelliere del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attualmente vicecomandante dell'Istituto Superiore Antincendi e un esperto del settore elettrico, fa parte della pattuglia degli esperti nell'ambito dei Vigili del Fuoco e del settore elettrico, e il suo intervento oggi è orientato verso, diciamo, la valutazione del rischio di esplosione riferito non soltanto alle norme CEI ma anche e soprattutto alle disposizioni da parte dell'intervento del collega Matera sulla, vi ho già detto, 64.8 parte ottava non voglio perdere altro tempo da cancelliere che, diciamo, per lasciare tutto il tempo necessario per trattare con la sua solita capacità di semplificazione di un argomento estremamente complesso. Buon lavoro. Prossima introduzione, di nuovo un buon pomeriggio a tutti coloro che si sono collegati, che sono rimasti con noi, che diciamo in condizioni ordinarie, ma essendo un anno bisesto non c'è stato possibile farlo, avremmo passato nella carissima città del professor Cacca. E io vi condivido, dovrei riuscire a condividervi in questo momento il mio schermo, se mi date l'ok, vedete il mio schermo? Sì. A questo punto inizierei col trattare l'argomento di oggi, il capitolo V2 area a rischio per atmosfere esplosive riportato all'interno del codice di prevenzione incendi emanato nel 2015 e aggiornato ad ottobre dell'anno scorso. Prima però di entrare nell'analisi della regola tecnica verticale V2 area a rischio per atmosfere esplosive, mi sono permesso di fare una brevissima introduzione per andare a puntualizzare il rapporto che esiste fra le norme tecniche, gli standard ed il codice di prevenzione incendi, un rapporto che dovrebbe essere lo stesso che fra tutte le regolamentazioni di legge e le norme. Innanzitutto mi sono posto una domanda, ho detto: ma se io progetto, erogo un servizio, fabbrico un prodotto, che tipo di obbligo ho io se mi trovassi di fronte a una di queste situazioni? Io ho solamente un obbligo, io devo progettare, realizzare, fabbricare o erogare un servizio a regola dell'anno. Questo è l'obbligo che ho. Tutte le norme tecniche nascono, cioè in genere alcuni, nascono come standard volontari. La loro applicazione è sempre volontaria, però hanno un grande vantaggio. Nella nostra regolamentazione, così come in quella di altri paesi, se io progetto, realizzo e fabbrico un prodotto seguendo una norma tecnica standard volontario, mi viene data la presunzione di regola dell'arte. Quindi questa è la grande forza che possiedono i documenti tecnici emanati base volontaria dagli organismi di normazione nazionali, europei e internazionali. Vedete, la regola dell'arte cos'è? L'abbiamo già scritto nel 2015. La regola dell'arte rappresenta lo sviluppo raggiunto in un determinato momento storico, quindi la regola dell'arte è mutevole, si sviluppa, varia, quindi viene fotografata in un momento storico relativa a capacità tecniche per prodotti, processi o servizi. E naturalmente non è un trattato di filosofia comparata,
la regola dell'arte deve essere basata, siccome va a fotografare le capacità tecniche, su comprovati risultati scientifici, tecnologici oppure sulle risperimentazioni. Anche qui nel 2015 avevamo detto che, fermo restando gli obblighi di legge, cioè i regolamenti, fermo restando gli obblighi di legge, cioè i regolamenti, la presunzione di regola dell'arte è formazione nazionale, europea e quelli che meno si leggono sono quelli di impostazione generale e quindi soprattutto sono quelli più lontani dall'applicazione pratica. S1 è la reazione, S2 è la resistenza, S3 è la compartimentazione, S6 è come si spegne, S7 è la rivelazione, S8 è lo smoke management. E in questi capitoli C1, C2 e C3, che invece sono la vera novità del codice, sono quelli che nessuno va a leggere. Ed ecco perché, per questo motivo, che io ho messo in evidenza la riscrittura totale che abbiamo fatto nel capitolo 2019, nella revisione 2019 del codice, dove andiamo a parlare proprio della normazione volontaria. E per fare questo prendiamo in prestito un regolamento fondamentale, un regolamento, quindi una legge superiore condivisa per tutti gli stati europei, che va a regolamentare la normazione volontaria, va a parlare degli standard tecnici, cioè il regolamento è 1025/2012. Il primo punto della definizione ci dice che nel codice, quando io trovo la parola norma o norma tecnica, mi sto riferendo a una specifica tecnica che è adottata da un organismo di normazione riconosciuto che la applica in maniera ripetuta e continua, vedete, alla quale non è mai obbligatorio conformarsi, non è mai obbligatorio conformarsi e che appartenga ad una di queste categorie. Norma internazionale, quindi vuol dire fatta dall'ISO, nel nostro caso dalla IEC, oppure dalla ITO per ciò che concerne le telecomunicazioni. Norma europea è una norma invece che è adottata da un organismo di normazione europea, il CEN per la parte tutta tranne l'elettrica, il CENEL per la parte elettrica, Orenzi. E poi abbiamo le norme armonizzate. E se voi andate a guardare una norma europea e una norma armonizzata, tutte e due si chiamano NXXXX. E quindi che differenza c'è fra una norma europea e una norma europea? Le norme armonizzate giocano un ruolo fondamentale al supporto della legislazione europea. In generale le norme tecniche vengono sviluppate all'interno dei comitati tecnici su spinta interna, appunto per fotografare lo stato della regola dell'arte e sviluppare norme tecniche che siano al supporto alla presunzione. Invece nel caso di norme armonizzate, queste norme non vengono sviluppate su mandato moto proprio del comitato tecnico, ma c'è la Commissione europea che dà un mandato al CEN o al CENELE o all'ISU, all'Istituto ELEZI, l'Istituto Europeo per le Telecomunicazioni, che dice: guarda, io devo fare il cavo in un certo modo per una certa prestazione, questo è quello che ti devo, questo è come me lo devi fare. E quindi il comitato tecnico sviluppa sull'applicazione del mandato. Quindi le norme tecniche armonizzate giocano un ruolo a supporto della legislazione europea. Abbiamo subito dopo le norme europee, quelle armonizzate, le norme nazionali, quelle adottate da tutti gli enti di normazione nazionale in Europa. In Italia noi diamo una preferenza di presunzione di conformità per la soluzione conforme alle norme sviluppate dagli enti nazionali di normazione, UNICEF in particolare, UNICID per gli aspetti specifici del gas. Siccome sappiamo bene che l'evoluzione dei prodotti, dei servizi, dei sistemi, delle modalità di progettazione è almeno a velocità doppia rispetto alla standardizzazione, nel codice, che nasce per essere uno strumento di progettazione flessibile della sicurezza antincendio rivolto a tutte le attività, no, ma cioè a quei documenti che contengono il massimo che si può fare della fotografia di un sistema tecnologico, di un servizio emergente e che possono essere utilizzati per garantire alcune prestazioni. Ci sono poi le specifiche tecniche armonizzate ed ecco qui il complemento 1. All'interno del codice è possibile far riferimento sempre anche a
norme che siano adottate da un organismo riconosciuto a livello internazionale nel campo della sicurezza in caso di incendio. Vedete nella nota, citiamo l'NFPA, citiamo l'FM Global, citiamo l'FPA, citiamo l'SFPA, l'ITS e così via. Quindi nel codice non abbiamo fatto torto a nessuno, i nostri tutti i documenti tecnici che vengono richiamati dal codice per nome e per cognome, perché non sono obbligatori ma sono presunzione di conformità di fare le cose a regola d'arte. E quindi se abbiamo bisogno per talune applicazioni, per certi processi, di fare riferimento a PRN, di fare riferimento a altre norme tecniche di paesi extraeuropei per i quali si abbia un riconoscimento di importanza nel settore della sicurezza antincendio, possiamo adottare. Tanto la responsabilità della progettazione rimane sempre del professionista, e quindi questa flessibilità significa dare più importanza alla figura del progettista, che invece di utilizzare un documento tecnico ne sceglie motivando un altro. Nel capitolo G c'è il punto G25, che è bellissimo, che ci dice come va letto il codice. Nel punto G25 c'è scritto: guarda, la congiunzione es è logico, la congiunzione o è or, l'indicativo presente è una prescrizione, il condizionale è un può essere è una scelta progettuale. Abbiamo aggiunto al punto 8 una cosa alla palissiana, perché c'erano alcuni miei colleghi che all'interno del codice ci sono un sacco di cose scritte, come ad esempio il carico di incendio, ad esempio l'affollamento. Alcuni progettisti, diciamo più legati alla progettazione classica, prescrittiva, e anche alcuni miei colleghi molto attenti alla parola, ogni volta che trovavano ad esempio carico di incendio elevato, livello di prestazione 4, date, siccome c'è questo oggetto e livello di prestazione 4. Allora abbiamo dovuto scrivere la valise, cioè ad esempio significa ad esempio al punto. Al punto 9 ribadiamo come vanno interpretati i richiami alle norme tecniche. Vedete, il codice si può permettere di chiamare, infatti all'interno le norme tecniche sono chiamate per nome e per cognome. Perché lo può fare? Perché queste norme tecniche non le elediamo a rango di legge, ma le gli diamo conferimento di presunzione. Ma la loro applicazione rimane volontaria, a meno che non esiste un altro regolamento legislativo fuori dal codice che dovesse renderle obbligatorie. Questa è la grande novità di chiarezza di scrittura che abbiamo fatto del rapporto che c'è fra i documenti tecnici standard volontari, presunzione di conformità, e quello che il codice dice. Quindi per il codice i documenti tecnici sono strumenti di supporto che servono a dimostrare il raggiungimento di una prestazione per un prodotto, per un processo, per un servizio di manutenzione, ad esempio. E con questa ottica che le norme tecniche vengono richiamate all'interno del codice. Mai nel codice sono rese cogenti. Le norme tecniche rimangono sempre standard volontari, applicazione volontaria, presunzione di conformità. Bene, spero insomma di avervi non detto cose scontate, e comunque in ogni caso di aver rafforzato le vostre certezze o aumentato in alcuni casi i vostri dubbi. Questo naturalmente non posso saperlo, perché nelle formazioni a distanza non si ha il feedback di coloro che ascoltano e che dopo, diciamo, la pausa pasto potrebbero diventare, come dice il codice, occupanti. Cioè che potrebbero essere addormentati, io non me lo auguro, ma insomma il rischio c'è. Il codice, come vedete, si compone di tre sezioni. La sezione G è quella delle generalità, è quella che io invito sempre a leggere, dove vengono stabilite le regole, i termini, le definizioni, viene data la modalità di progettazione. Nel codice la grande novità è che per progettare devo capire qual è il mio problema. Il mio problema per la sicurezza antincendio è conoscere quali sono i rischi di incendio. Quindi per progettare col codice devo prima fare la valutazione del rischio di incendio. A valle di questo determino i profili di rischio, RVD, RPN, RAPN, e poi vado a combinare le 10 misure della strategia antincendio che sono nella sezione S per garantire il livello di sicurezza imposto dal codice. Come vedete, il codice ha un approccio olistico alla progettazione della sicurezza antincendio, tutte le misure concorrono. Se elevo i livelli di prestazione della misura posso avere degli sconti. L'importante è che alla fine io restituisca lo stesso livello di sicurezza.
Nella sezione V ci sono le regole tecniche verticali. Le regole tecniche verticali nascono per essere di servizio a tutte le attività soggette, come tre. Abbiamo la regola tecnica verticale V1, che è area a rischio specifico, la regola tecnica verticale V2, che sono le aree a rischio per atmosfere esplosive, che analizzeremo tra pochissimo, la V3 vanno corsa ascensori, dalla V4 in poi abbiamo realizzato delle regole tecniche verticali per attività uffici, alberghi, addormesse, scuole, attività, servizio e così via. Lasciatemi spendere una piccola parolina per le autorimesse. Per le autorimesse finalmente è stata pubblicata la RTQ6 aggiornata e tra 6 mesi, lo so che molti di noi stanno viaggiando, tra 6 mesi dovremo mandare in pensione il glorioso 1° febbraio del 1986, cioè la regola tecnica tradizionale per la progettazione della sicurezza antincendio delle autorimesse. A 6 mesi, a partire da oggi più o meno, l'unica modalità per progettare le autorimesse sarà utilizzare il codice, tutta la RTO assieme alla RTV. E anche qui sulla valutazione di rischio esplosione ci sono alcune importantissime novità che analizzeremo nel seguito. Bene, allora, naturalmente per poter affrontare il problema del rischio dovuto alla formazione di atmosfere esplosive è necessario andare ad analizzare il contesto regolamentare in cui il codice si inserisce. La problematica legata alla valutazione del rischio esplosione del rischio esplosione è una problematica all'interno di alcuni regolamenti. Addirittura abbiamo 2 regolamenti sovrarelazionali che sono le direttive ATEX, che è il decreto legislativo 81/2008 che riguarda la sicurezza dei luoghi di lavoro, e non ultimo e non per importanza anche le norme che concerne la la sicurezza per atmosfere esplosive. Diciamo che viene guidata a livello di tutti i paesi della Comunità Europea da 2 direttive. Una prima direttiva è la direttiva ATEX cosiddetta di prodotto, aggiornata nel 2014, la 2014/34/UE, e poi la seconda direttiva è la cosiddetta direttiva sociale. La direttiva di prodotto, questo io vorrei tanto che mi ascoltaste, le direttive di prodotto servono esclusivamente dare, cioè mettere a disposizione nel mercato unico apparecchi e sistemi di protezione che sono destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Quindi chi deve seguire? Impone obbligo ai produttori di soddisfare i requisiti essenziali, cioè gli apparecchi e i sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva devono essere progettati secondo il principio della sicurezza integrata contro le esplosioni. Questo è quello che regolamenta la direttiva ATEX di prodotto. E come si fa a fare la sicurezza integrata? Evitare anzitutto che gli apparecchi producano o liberino sostanze esplosive, quindi evitare che facciano una pipì pericolosa, cioè che emettano le sostanze che combinandosi con l'aria possono diventare esplosive. Quindi non devo l'innesco, quindi essi stessi devono impedire inneschi ad energia sufficiente atta ad innescare quelle sorgenti di emissione che non ho potuto evitare. Naturalmente, siccome il rischio zero non esiste, se malgrado tutto si produce un'esplosione che può mettere in pericolo prima le persone e poi gli animali domestici e beni, con effetto sia diretto che indiretto, bisogna fare in modo di soffocarla oppure circoscrivere la zona colpita dalle fiamme e dalla pressione secondo un livello di sicurezza sufficiente. Questo è l'obbligo che devono soddisfare, che devono attuare i produttori per soddisfare il requisito della progettazione dei prodotti da utilizzare in atmosfera esplosiva in accordo al principio della sicurezza integrata.
Le norme armonizzate secondo la direttiva ADEX sono direttamente e costantemente comunicate dalla Commissione Europea sulla Gazzetta Ufficiale. Un ultimo elenco, ci sono state le comunicazioni successive, e del 12 ottobre 2018, tutte queste specifiche tecniche, neanche queste sono mai obbligatorie, ma a queste norme, come vedete nella colonna 4, si dà la presunzione di conformità per il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza dei prodotti ADEX da immettere sul mercato. Cioè, se io progetto un prodotto secondo le norme pubblicate in questo elenco, vado a soddisfare il principio della sicurezza integrata, cioè vado a soddisfare che si evitino sorgenti, vado a soddisfare che i rischi siano limitati, vado a ridurre il danno nel caso dell'evento critico dell'esplosione. Mi pare che da pochissimo tempo sia stata anche pubblicata la terza edizione della guida per l'applicazione della direttiva ADEX di prodotto. Mi pare che sia un documento del su internet e potete andare a chiarissimo il ruolo della direttiva di prodotto, quindi serve a commercializzare i prodotti, non invece la direttiva ADEX sociale si occupa della sicurezza dei lavoratori, e cioè va a considerare la sicurezza dei lavoratori esposti al rischio di esplosione dovuto alla formazione dell'atmosfera esplosiva, e ne va a fissare le prescrizioni minime, quindi uno volendo può anche fare di più, però la direttiva sociale ADEX fissa l'asticella, il minimo livello che deve essere raggiunto. La direttiva sociale è rivolta ai luoghi di lavoro, per cui qui l'attore non è chi produce il pezzo che deve vendere, ma l'attore è chi è responsabile dell'attività lavorativa. È responsabile dell'attività lavorativa è il datore di lavoro. Ed è lui che, in accordo a questa direttiva, deve adottare misure tecniche e organizzative in accordo a questi principi fondamentali. E come vedete sono simili a tutte le direttive di prodotto. Il primo punto è: previeni la formazione di atmosfera esplosiva. Oppure, naturalmente, se devi giocare con la benzina, se il tuo processo è lavorare con la benzina, ci formazioni di atmosfere esplosive, cerca di evitare l'iniezione, naturalmente il rischio zero non esiste, per gli eventi credibili delle esplosioni che tu hai, devi attenuare i danni in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. Naturalmente le due direttive risultano fortemente interconnesse e complementari l'una all'altra. La direttiva di prodotto consente l'immissione sul mercato di prodotti con un livello di sicurezza determinato per il soddisfacimento dei requisiti essenziali di sicurezza, mentre la direttiva sociale, nel perseguire i principi fondamentali, stabilisce in che modo devono essere combinati ed impiegati i prodotti di atmosfere esplosive per garantire la sicurezza dei lavoratori. Quindi, se io prendo un prodotto CE ADEX e sbaglio a utilizzarlo, la colpa non è di chi l'ha immesso sul mercato, ma è di chi ha fatto la valutazione del rischio di esplosione e ha sbagliato ad utilizzare quel prodotto, magari perché non è stato combinato opportunamente rispetto alla zona in cui doveva andare a lavorare. Quindi una mia raccomandazione per tutti i progettisti, soprattutto quelli elettrici, non confondere dei prodotti per garantire requisiti minimi di sicurezza e di prestazioni per l'emissione sul mercato con l'impiego. L'impiego è sempre responsabilità di chi lo usa. Faccio un esempio ancora più semplice: se io prendo una trave marcata CE che resiste 120 kg lineari a 120 kg di carico e 300 e si spacca, e non è perché è sbagliata la marcatura CE, ma è sbagliato chi ha utilizzato quello. L'1.08 raccoglie e attualizza la direttiva sociale. Infatti, vedete, nell'articolo 289 vengono ritrattati, rimodulati i tre punti fondamentali dell'accensione, se per quelle credibili atterrano gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione. Quindi sono tutte una collegata nell'altra, una di complemento all'altra, uno a servizio dell'altra. E quindi qui c'è un'animazione bellissima che abbiamo preparato assieme
ai miei colleghi che fa vedere quali sono le misure di prevenzione e quali potrebbero essere le misure di prevenzione. Quindi, già premesso, possiamo parlare del capitolo V2. Che cosa, a che cosa serve questo capitolo V2? Cari signori, nel capitolo V2, ahimè, vi devo dire che non ci sono grosse novità. Di fatto, il capitolo V2 non fa nient'altro che raccogliere quello che dice la direttiva sociale di sicurezza e luoghi di lavoro, quello che dice la direttiva di prodotto, quello che dice il testo unico 8108, e non fa nient'altro che essere una linea guida per impostare correttamente il documento di protezione dalle esplosioni, cioè come fare la valutazione di rischio esplosione e in che modo andare a mitigare il livello di rischio esplosione fino a un livello che noi, come vigili del fuoco, in linea con le direttive europee, abbiamo ritenuto livello accettabile di rischio. Signori, anche nelle esplosioni, mi spiace dirlo, ma il rischio zero non esiste e non è perseguibile. E quindi vedete, c'è un primo capitolo, che è il V2, che ci dà tutti gli ingredienti per fare la valutazione di rischio esplosione. Prima devo individuare le condizioni generali di pericolo, devo identificare le caratteristiche delle sostanze gassose o polverose che possono dar luogo a esplosioni, devo classificare la zona di un pericolo di esplosione, quella di zonizzazione, ma non si dice, si chiama classificazione delle zone, devo identificare poi gli inneschi, devo valutare sempre l'entità degli effetti prevedibili e devo quantificare che livello di protezione ho. Il secondo capitolo invece è destinato ad indicare quelle che sono le misure di prevenzione, le misure di protezione e le misure gestionali che devo attuare per completare la mitigazione del rischio esplosione che ho valutato al passo precedente. Allora andiamo a vedere i primi due pezzi. La possibilità di formazione di un ATEX deve essere attuata in tutte quelle aree a rischio specifico, e qui si rimanda al capitolo B1 del codice, in cui ci può essere presenza di impianti dove c'è il deposito, il trasporto, distribuzione, utilizzazione di solidi liquidi e gas combustibili infiammabili e concorrenti. Quindi in tutte queste attività. E come vedete il codice può essere, deve essere utilizzato, perché il doppio binario per le attività senza regola tecnica verticale è già legge, su 44 attività sulle 80 del DPR 150. Quindi ogni volta che io vado a codice mi devo chiedere: ma è possibile che ci sia una presenza di sostanze che, se rilasciate, possano formare atmosfere esplosive? Devo attuare quello che c'è scritto nella V2 che stiamo insieme commentando. Quindi le informazioni che devo elaborare sono le seguenti: infiammabilità delle sostanze presenti, caratteristiche delle sostanze, e naturalmente devo vedere come, se, qual è il limite inferiore di infiammabilità, qual è il limite superiore di infiammabilità, com'è il delta B, com'è il KST e così via. Poi devo andare a vedere, vabbè, ci stanno queste sostanze, ma ci sono dei bucchettini dalle quali possono uscire, e quindi devo andare a individuare anche le possibili sorgenti di emissione. Questa è la prima cosa che io devo andare a elaborare. E vedete, per esempio, io ho preso un esempio, la modalità di emissione con debitori ADR a seconda dei gruppi e delle temperature, vedete, diciamo, i imballaggi possono andare a 1,80 m di imballaggi primi, 1,5 m di imballaggi secondi e imballaggi di 1/3 0,80. Quindi se io vado a staccare delle sostanze pericolose dal punto di vista di sostanze infiammabili, sia sotto forma di gas che di vapori che di nebbie, e li metto a più di 1,80 m, vuol dire che se collocate quel coso si rompe e potrebbe diventare una sorgente di emissione. Questo è giusto per darvi un esempio di come le norme tecniche sono a supporto delle prestazioni che invece sono richieste dalla regolamentazione, cioè dal codice. Quindi la possibilità di aerodispersione di polveri, qui ancora abbiamo considerati sorgenti di emissione, recipienti di pressione, bocche, flanghe, ciechi chiusi, passi non chiusi, giunzioni saldate, tenute giunte eseguite mediante dispositivi o campioni in sistema chiuso, tubi e condotti in depressione con adeguata continuità della sua efficienza. E naturalmente ogni volta che c'è adeguata continuità ed efficienza,
bisognerebbe sempre avere la capacità come progettista di dimostrare che quella continuità sia adeguata e che quella efficienza sia comunque garantita. E uno